In diretta dagli studi di Napoli Centrale stiamo per trasmettere No Frontiere Calcio Show. In studio Federico Mancini, Raffaele Russomando, Ciro Gaipa. Amici sportivi di Radio Frontiere, ben ritrovati. Io sono il Raffo, Raffaele Russomando. Siete pronti per una nuova scoppiettante puntata di No Frontiere Calcio Show? Io lo sono e spero lo siete anche voi, cari amici ascoltatori, e sicuramente anche il buon Federico Fedemel Mancini, che presento. Ciao. Sarà bello carico, vero Fede? Ciao Fede. Raffaele, siamo carichi a pallettoni per la partita di oggi. Sarà una grande battaglia e saluto tutti gli amici di No Frontiere Calcio Show e tratteremo di vari argomenti in prossimità della partita. E lo facciamo anche ovviamente con Ciro Gaipa, ovviamente Federico tu sei Radio No Frontiere e Ciro Gaipa Napoli Calcio News. Ciao Ciro, ben ritrovato. Ciao Raffaele, ciao Federico, un saluto a tutti e ben ritrovati con questa nuova puntata di No Frontiere Calcio Show. A pochissimi minuti dalla partita, pochissimi esattamente minuti. Esattamente sì. Caro Ciro, tu che sei l'uomo della provvidenza, ovviamente provvederai anche a pochi istanti da questo match, a qualora ovviamente ce ne fosse l'occasione, a stilare, a dare in onda, diciamo, le ufficiali, assolutamente. Napoli e Granada, ovviamente. Assolutamente. Perfetto ragazzi, allora siccome ho detto che è una puntata scoppiettante, è una puntata che dovrà essere necessariamente scoppiettante, ecco, quindi io comincerei non dal solito parallelo, Serie A, Coppe Europee, quindi vabbè, insomma c'è l'ultimo match del Napoli che insomma si commenta in teoria da solo e il prossimo che invece va ovviamente commentato perché c'è il risultato dell'andata contro il Granada, quindi un risultato insomma tutt'altro che felice perché dice Granada 2, Napoli 0, quindi è un risultato che già di suo premette insomma un'impresa, quindi andiamo con ordine. Caro Fede, tu innanzitutto ovviamente se vuoi commentare l'ultima gara di campionato sei libero di farlo, se no puoi soprassedere e quindi passare direttamente a quella di questa sera. Tu ci credi all'impresa? Beh, insomma, tornando alla partita di oggi, insomma ci credo. Purtroppo a Napoli come dicono come si sveglio ciuccio, nel senso che dipende dall'impostazione della squadra, cioè nei primi 15 minuti è decisivo fare almeno un gol, questo è importante, e non prendere, perché ragazzi, detto poco francamente, se si cominciano nei primi 15 minuti a prendere un gol, la squadra si demoralizza, perché questa squadra subisce anche dei flussi motivazionali, oltre al fatto che abbiamo detto e ridetto la formazione, la pedina che è stata sbagliata a mettere in un posto e in un altro, la difesa, gli errori di difesa, e mi riferisco, ecco, mi aggancio all'ultima partita di campionato, laddove insomma, prendere dei gol da calcio d'angolo è sempre stata nostra prerogativa, ancora di più quando si fanno due cambi in un momento sbagliato. Insomma, ripetono continuamente degli errori che poi ci costano cari. Sì, quoto. Voglio crederci anch'io. E Ciro, facciamo in plain o diciamo ci credi un po' meno, ecco, per usare un eufemismo? Beh, un po' di più forse, volevi dire. No, un po' di meno, quindi dall'altro lato, quindi insomma, cioè, ci credi in maniera seria oppure non ci credi per nulla, ecco, mettiamo proprio le cose in chiaro, è la stessa cosa ovviamente all'esterno anche i tifosi azzurri, voi ci credete al passaggio o no? Questo è il punto. Ciro, tu che dici? No, io oggettivamente non credo alla qualificazione, okay, perché sono obiettivo. Se dovessi fare il tifoso, ti direi che l'arbitro non fischia alla fine, ci dobbiamo credere, anche perché i valori tecnici sono completamente diversi, anche se all'andata il Granada sembrava il Barcellona,
Ma non il Barcellona di questi tempi, il Barcellona di No, Guardiola. il Barcellona quello che conosciamo tutti. Esatto, ma non è così perché parliamo della nona squadra nel campionato spagnolo che non ha mai vinto nel 2021 in campionato. Questo per inciso è importante sottolinearlo, e che nell'ultima giornata ha perso contro l'ultima in classifica 3-0. Quindi, Ecco. insomma, devo dire che il Napoli ha tutte le carte in regola per ribaltare il risultato tecnicamente, però, viste le condizioni, secondo me, attuali dell'organico. Visti gli infortuni, vista anche la posizione di Gattuso che è sempre molto traballante, e io credo che la partita di stasera sia tutt'altro che facile. Poi sai, la sblocchi magari dopo 10 minuti, poi arriva il secondo gol e poi la vinci e poi ti qualifichi, però il 2-0 è uno dei risultati peggiori in Europa da ribaltare. È sempre stato molto Certo. difficile per le squadre ribaltare un 2-0 all'andata. Parliamo insomma di campionati di competizioni europee dove non c'entra nulla il posizionamento nella propria classifica nazionale, come diceva giustamente Ciro. Ci sono altre motivazioni che scattano e quindi insomma tutti i giocatori giocano una partita con grandi emozioni, ecco, quindi danno sempre qualcosa in più, quindi è giusto non guardare la classifica, ma mi riallaccio a quello che dicevo prima. Io l'ho detto così giustamente per scherzare, però anche io penso che purtroppo cioè, il Napoli, anche se segna un gol, poi vorrei che non fosse così, però abbiamo sempre questa tendenza a subire e purtroppo questa è una continua, insomma, un continuo dato statistico che ci viene da questo. Però volevo rallacciarmi a questo e farvi anche una domanda in generale a voi, se ritenete che con la finestra di gennaio effettivamente qualcosina si poteva fare di più, anche perché cominciano a circolare delle strane voci per cui per esempio Llorente è stato ceduto, ma in realtà Gattuso non lo voleva cedere, tutte queste diciamo storielle che stanno venendo fuori. Parto io? Vai Sì, Ciro, vai, vai vai. Ciro. Ma sicuramente considerando il poi, non si ragiona mai col senno del poi, però considerando il poi, sì, si poteva fare qualcosa in più, o almeno si poteva evitare di cedere Llorente e Malcuì, che sarebbero tornati molto utili in questa fase delicata della stagione. Però ovviamente il mercato si è chiuso quando il Napoli non aveva tutte queste emergenze, che poi si sono verificate praticamente nel mese di febbraio, che per fortuna domenica finirà. Infatti, mi fanno sempre notare quando faccio queste dirette che alle mie spalle c'ho il calendario del Napoli e in pochi hanno notato che ho già cambiato mese, io sono a marzo. Mi Quindi, sa che è meglio, grande, Ciro. Grande non ho più Cirus, febbraio ma perché soprattutto per il comunque... protagonista di febbraio, ecco. Bravo, Il esattamente. protagonista è stato, però non in positivo, ecco, diciamo. Esatto. Infatti, dopo la partita con l'Atalanta, in realtà già prima della partita con l'Atalanta avevo cambiato mese, quindi per me marzo durerà 40 giorni, non 31. Benissimo. Detto Diciamo che questo, ovviamente. perdonami la battuta, credo che anche il Napoli voglia cambiare mese, credo che sia Sì. opportuno farlo il prima possibile, davvero. Sì, Anche assolutamente, stagione assolutamente. possibilmente, però qua. Eh beh, però diciamo che per fortuna la classifica non condanna ancora il Napoli, però è chiaro che È un aspetto tutti. ottimo questo. Siamo tutti proiettati alla prossima stagione, considerando le voci che ci sono, insomma, anche forse psicologicamente vogliamo un altro allenatore, vogliamo vedere altre Ecco, cose, però insomma, però. io, ecco, Altre insomma, facce. finisci il discorso, Ciro, che poi mi No, esce sotto un altro. finisco e concludo dicendo che sicuramente una società lungimirante avrebbe in qualche modo messo in preventivo che tra infortuni e Covid e le tre competizioni, perché il mercato, quando c'era ancora il mercato aperto, il Napoli era in corsa in tutte le competizioni, anche la Coppa Italia, e quindi una società lungimirante mette, secondo me, in preventivo di almeno di non cedere i giocatori che, sì, è vero, potevano essere considerati in esubero, ma se è vero come è vero che Gattuso non voleva cedere Llorente e Malcuì, mi chiedo come mai poi siano stati ceduti, solo per risparmiare qualche mese di stipendio? Non lo so, mi sembra veramente una scelta assurda, non perché Malcuì e Llorente siano due fenomeni, ma perché numericamente ti servivano e poi lo hai praticamente, insomma, l'emergenza si è verificata poi sul campo e quindi ti sei dovuto adattare anche senza di loro. Quindi devo dire che da questo punto di vista sì, mi aspettavo di più alla società, perché non è un pensiero che deve venire ai tifosi, ma deve venire alla società. Se loro fanno questo di mestiere, lo dovevano mettere in preventivo.
Ah, sicuramente sì, sicuramente sì. Poi, fra l'altro, ecco, diciamo, sia lo spagnolo che il francese sono stati utilizzati pochissimo. Ecco, non è tanto effettivamente per il valore dei giocatori in sé, come abbiamo detto, che sono dei buoni giocatori oggettivamente, quanto per anche la rotazione della rosa e qui anche, insomma, qualche infortunio di troppo. Ecco, insomma, credo sia un argomento che poi a quel punto si prenda, non so se tutta la puntata, ma poco ci manca. Prima di andare avanti, ovviamente, con la trasmissione, voglio ricordare due cose. L'ho fatto parzialmente e me ne scuso. Ovviamente, siamo in onda, siamo live. La puntata sarà anche disponibile successivamente sul nostro canale, YouTube. Quindi, se volete rivedere i nostri faccioni, lo potete vedere anche successivamente dopo su YouTube. Mentre, se volete interagire in diretta con noi, in questo momento lo potete fare e quindi, insomma, diteci che cosa ne pensate di Napoli-Granada di questa sera, in generale sul momento del Napoli, diteci la vostra, commentate live con noi. Quindi io questo l'ho fatto. Allora, ragazzi, quindi l'altra cosa che volevo dire, ovviamente, nel corso di questo appuntamento ascolteremo anche, diciamo, un prezioso contributo che ci Sì. ha fornito il buon Bruno Marchionibus di Rivista Napoli Ah, ecco e perché lo leggo Bruno Marchionibus, non lo vedevo però, dicevo, come mai c'è no, scritto? c'è tra Ah, noi, beh, tra c'è, noi. aleggia, aleggia. È il nostro Aleggia, grafico che si sbizzarrisce. aleggia, esattamente. Quindi c'è questo nomignolo, ecco, insomma, sì, è il retaggio della Prima Repubblica, della passata puntata, ovviamente, con cui, diciamo, ci siamo divertiti insieme a lui. Allora, ragazzi, facciamo una bella cosa. Sì, vabbè che c'è, diciamo, molto vicino Napoli-Granada. Io però continuerei su questa cosa che ci piace tanto, il tema libero. Sì, Fede o Ciro, scegliete voi, ecco, insomma, il Fede tema. voleva parlare di allenatori, forse, mi pare di No, capire. è una domanda attualissima che mi veniva adesso, insomma, tutto questo tourbillon, la squadra deve giocare una partita col Granada, no, tentando di rimontare. Allora io vi chiedo, insomma, un giudizio su tutte queste voci che sono uscite, che chiaramente possono anche alterare la carica dei giocatori, oppure possono incrementarli a dare il meglio di sé, cioè mi riferisco ai continui contatti degli allenatori, cioè queste scelte ormai scontate di un cambio allenatore, ecco, possono influire sulla partita di stasera. Beh, No, sicuramente. io mi auguro di no. Cioè, se il Napoli ha la testa ad un nuovo allenatore, cioè se tutti quanti ormai pensano, dice ok, vabbè, Gattuso sta lì come figurante e non dando il massimo, è un grande peccato, ecco, insomma. Poi, qui mi riallaccio, Ciro, perdonami, sono entrato a gamba tesa, però secondo No, me vai, vai. è importante perché voglio rifare un collegamento su una cosa secondo me interessante che ha detto Alfredo Pedulla in settimana. Beh, insomma, una volta che decidi di cacciare, fra virgolette, l'allenatore, devi farlo, perché a quel punto poi condizioni la squadra, o meglio, non la squadra, condizioni tutto e dai un'attenuante alla squadra. Dici, ah, vabbè, allora questo allenatore non sarà più il nostro allenatore, se non questa stagione e la prossima, e allora i giocatori si sentono, fra virgolette, incredibilmente sollevati da un peso clamoroso. Quale peso, ragazzi? Dovete dare il massimo in campo sempre, comunque e dovunque. Poi capisco che poi non è sempre facilissimo, ecco, insomma. Secondo me ha detto una cosa interessante, effettivamente, Pedullo. Poi ne ha detto un'altra su Sarri, poi qua, ecco, magari ci arriviamo. Ciro, tu quoti ovviamente queste parole, penso proprio di sì, no? Immagino. No, Cioè, una volta che decidi di decisamente. cambiare allenatore, cambialo, insomma, non ha senso. No, assolutamente. Quando prendi la decisione la devi portare a termine, anche perché condizioni tutto, condizioni tutti, crei degli alibi nei giocatori che se perdono sanno che non è per colpa loro. L'allenatore comunque non si sente più protetto dalla società, soprattutto perché la società lo ha messo in discussione un mese fa dopo la partita con il Verona e lo voleva cambiare. Quindi io credo che è difficile poi tornare indietro.
Il Napoli invece ha fatto la cosa peggiore, è rimasto tra virgolette a metà, è rimasto in una situazione, insomma, ibrida, in una situazione in cui non ha preso una decisione né da una parte né dall'altra, ma diciamo una non decisione. Quando tu non prendi una decisione nel momento in cui hai deciso di cambiare, rischi poi di, insomma, veramente di creare grande confusione Di all'interno della fare un botto squadra dei e danni. sì, e anche all'interno ovviamente della testa dei giocatori che ovviamente si sentono sempre meno responsabili. E quindi ormai questo mese terribile volge al termine. Ora, questa sera il Napoli ha una grande possibilità, al di là del fatto che noi ci crediamo meno, che è quella di far ricredere un po' tutti sul futuro di Gattuso, e cioè vincere e qualificarsi contro il Granada. Se dovesse accadere ciò, io non ti nascondo che potrebbe magari, diciamo, instillarsi nella testa dei giocatori una positività, non quella che stiamo vivendo nell'ultimo anno e mezzo, ci mancherebbe, però una positività. No, Ovviamente, ovviamente. ormai non si può più dire positività, però diciamo Però un può. po' delicata, sì. Anche Esatto. negativo, paradossalmente, sembra meglio. Un positivo. Può creare, diciamo È che negativo o può. positivo? No, diciamo così, può creare un circolo virtuoso, ecco, nella testa dei giocatori, e questa cosa ovviamente si potrebbe tradurre in campo con delle prestazioni e dei risultati diversi. Quindi, paradossalmente, andare avanti in Europa League, che porterebbe poi il Napoli a giocare altre due partite almeno, e quindi in questo momento tutti vorrebbero evitare di giocare troppo perché la squadra è corta, però in questo momento magari un risultato importante potrebbe dare quell'entusiasmo che manca, e magari la squadra, nonostante la stanchezza di oggi, domenica scende in campo e batte il Benevento in maniera convincente. Cioè, vincere aiuta a vincere, io ci credo, a queste cose. Mentre Certo. purtroppo perdere, complica sempre di più, le situazioni. Quindi, io credo che questa sera vedremo una grande reazione. Poi, se il Napoli magari dovesse vincere 3 a Come auspicio, 1, però non certo. qualificarsi, Vabbè, certo, comunque secondo me importante. resterà la prestazione, al di là poi Meritevole, cioè, della aspettiamo qualificazione. questo, in effetti, aspettiamo che ci sia una prestazione al di là, insomma, del periodo, delle voci, eccetera. Insomma, No, ma poi sempre. fra l'altro, Fede, Ciro, la prestazione è quello che ci si attende da questa squadra, ma non da oggi, ma da diverse giornate. Poi è chiaro, gli infortuni non hanno sicuramente semplificato le cose in casa Napoli, ecco, insomma. E in questo senso poi c'era un messaggio, ecco, del nostro amico il buon Mauro, che salutiamo, e dice: da quando è cambiato lo staff, ecco, insomma, sono aumentati poi gli infortuni, ma cambiato fino a un certo punto poi, fra l'altro, perché poi, Ciro, tu mi dicevi che l'altra volta, nelle scorse puntate, lo staff sì è cambiato, ma non completamente, cioè è uno No, staff di Gattuso, ma non solo di Gattuso. sullo staff c'è una narrazione, secondo me, un po' Una esagerata, nel senso narrazione che parziale, certo. sì, perché comunque noi pensiamo al medico sociale De Nicola, che era ovviamente faceva parte dello staff medico, tutti i membri di quello staff sono ancora lì, quindi è cambiato solo il capo dello staff medico, però di fatto. Poi lo staff La medico squadra è è quello rimasta. che cura i giocatori, non è quello che gli fa fare la preparazione. È ovvio che Certo. lì c'è invece uno staff tecnico, che è quello di Gattuso, e che ovviamente ogni allenatore ha il suo. Quindi al massimo si può imputare allo staff di Gattuso a qualcosa, diciamo, per quanto riguarda la preparazione, però anche questo è tutto da vedere e da verificare. Ma per quanto riguarda lo staff medico, non ho visto grossi cambiamenti, sinceramente. Poi è ovvio che De Nicola è un grande professionista e noi lo stimiamo molto e gli siamo anche molto vicini in questo periodo, sicuramente non facile. Però io credo che non sia quello il problema principale del Napoli. Poi qui ci attacchiamo sempre a una cosa e poi la portiamo. La ingigantiamo in maniera, secondo me, anche diciamo esagerata. Noi quando ci fissiamo pensiamo che quello sia sempre l'unico problema. No, non è così. Ci sono, secondo me, tanti problemi che però questa società ha da un anno e mezzo almeno. Assolutamente sì, assolutamente sì, Ciro. Sono d'accordo con te. Poi è chiaro che magari
Auspichiamo tutti il ritorno di De Nicola, insomma, nella famiglia Napoli. Ecco, insomma, poi lui stesso ha detto che, insomma, sarebbe felicissimo di tornare nel Napoli. Vabbè, però poi non è un argomento, cioè non è una cosa che possiamo decidere noi, ma lo deve decidere il capo dei capi, ecco, in questo caso, ecco, insomma, il buon De Laurentiis. Siccome ci troviamo a parlare di coppe, vorremmo parlare anche di campioni, ma questo è un altro discorso e soprattutto è una citazione attinente a che cosa? Al fatto che è vero che oggi si gioca l'Europa League, ma il Napoli vorrebbe anche noi in realtà partecipare alla Champions League. Ecco, la domanda che ci poniamo e ovviamente poniamo anche agli ascoltatori. È fattibile questo obiettivo? Secondo te, Fede, è fattibile tutto, cioè, Allora, oppure no? tutto è fattibile, però è chiaramente, diciamo, tutto determinato dal fatto se la squadra si mette a collezionare un filotto di partite positive, una vittoria, un pareggio, cioè non ci deve essere più quella partita persa per cui, insomma, determina una situazione ancora di incertezza, perché chiaramente, nonostante tutte queste grosse difficoltà, insomma, la squadra è aggrappata ancora al posizionamento perché, come abbiamo già detto nelle altre trasmissioni, il primo e il secondo posto sono già, insomma, posti assegnati. Si tratta un attimino di vedere gli altri due e, come diceva sempre il buon Ciro, la Juventus è una delle candidate per il terzo posto, rimane il quarto. Però è una battaglia sempre a chi sbaglia di meno e il fatto che noi ci amareggiamo sempre perché la squadra non riesce a inallare una serie di risultati positivi, questo che amareggia un po'. Forse bisogna anche un po' ragionare alcune partite. Se il Napoli, mo, lo diciamo da tifosi, però se si vince una partita, la prossima potrebbe essere con una squadra difficile, il Napoli deve cercare di non perdere e di prendere almeno un punto. Cioè, dovrebbe essere fatto tutto anche uno studio sulla carta. E questo non so se alcuni allenatori li fanno, perché comunque sia ci vuole anche, insomma, uno spirito di adattamento che non so se si trova, ecco. Ciro, invece, tu che dici? Ci credi all'obiettivo Champions o la vedi difficile? Non voglio fare quello che non crede a nulla stasera, però perché altrimenti poi no. Come giochino, perché Fede Non sono diceva che negazionista, è partiamo dal fattibile. Ciro. No, ci credo perché sarebbe da folli non credere che il Napoli possa rimontare 4 punti alla Roma in questo momento, che è la squadra quarta in classifica, ma io ti dico anche 5 punti alla Juve, visto che abbiamo una partita in meno contro di loro. La Certo. classifica è tutta dalla parte del Napoli ed è forse l'unico motivo per cui Gattuso non è ancora andato via, perché c'è forse la consapevolezza che recuperando gli infortunati, avendo degli impegni magari un po' più gestibili sulla carta, il Napoli nelle prossime tre affronterà Benevento, Sassuolo e Bologna, quindi Ah, sulla certo. carta Sulla 9 carta punti. dovrebbe essere tranquillo, Sulla carta sono 9 punti, però sappiamo che non è così. All'andata ne hai fatti Ah, 6 perché hai certo. perso col Sassuolo, però hai vinto Infatti. con Benevento e Bologna. Però io credo che il Napoli, con un risultato incoraggiante questa sera, possa anche farli questi 9 punti, visto che poi ha recuperato Mertens, che dovrà essere gestito, ma l'ha recuperato. Certo. Osimhen comunque dovrebbe da lunedì tornare di nuovo ad allenarsi. Demme pure vicino al rientro. Si accorciano i tempi anche per Usai, Lozano, Petagna e Insomma, quindi altri ci giocatori sono delle infortunati. prospettive interessanti, chiaro. Quindi sì, secondo me, nei prossimi 7-10 giorni il Napoli potrebbe veramente recuperare quasi tutti i giocatori infortunati e questo magari con dei risultati favorevoli potrebbe essere un motivo anche per insomma, provare a crederci perché sarebbe da stupidi non crederci con 16 partite di campionato davanti Bravo, bravo, esatto. e Sono 4 punti d'accordo. dalla Roma, che è tutt'altro che irresistibile, anche lei è un po' discontinua, l'abbiamo visto. Certo. Le partite, il recupero degli infortuni e ovviamente qualche ottimo risultato può far tornare il sereno in casa Napoli. Questo ovviamente come auspicio. Ragazzi, se siete d'accordo, io a questo punto
noi ci prendiamo un break, però sì, ecco, coffee break. Andiamo tutti a coffee break adesso. Sì, chi vuole un coffee break, un po' d'acqua, che vi pare, che sarà più di fare tutto, non possiamo prendercelo perché abbiamo insomma la possibilità della caffettiera casalinga degli addirittura caffettiera casalinga, I privilegi di casa Mancini, vedi. Grandi privilegi, vabbè. Non trascurando i meriti degli studi di Casori, che sono insomma rinomati, ci mancherebbe altro, anche lì ci sono cose vettovaglie abbastanza belle. Perché ho detto questo? Non sono impazzito, ragazzi, perché semplicemente c'è un interessante intervento, come ho detto poc'anzi, del buon Bruno Marchionibus di Rivista Napoli e Oltre il Campo. E beh, insomma, lui ovviamente, come noi, si soffermerà su Napoli-Granada di questa sera e non solo. E secondo me è un intervento piacevole da ascoltare e quant'altro. Io nel frattempo lo ringrazio perché settimana scorsa ci ha supportato e quindi insomma noi facciamo lo stesso supporto nei suoi confronti e ascoltiamo quello che c'ha da dire. No, voi che fate, ragazzi? Ascoltate fra un po' ascoltiamo e poi ritorniamo in studio per commentare. Bravissimo, esattamente. Siccome poi lo ascoltiamo anche noi, ovviamente lo facciamo ascoltare anche ai nostri ascoltatori. Quindi, allora, sì, eccoci qua. Perfetto. Allora, Bruno Marchionibus, Rivista Napoli e Oltre il Campo. A tra poco. Ciao Raffaele, ciao Ciro, ciao Fede, un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori di No Frontiere Calcio Show da Bruno Marchionibus e grazie per insomma avermi dato lo spazio per questo intervento e io andrei subito a commentare la partita a cui assisteremo tra poche ore, tra pochissimo, tra Napoli e Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Napoli parte sicuramente da una situazione di svantaggio, quella del 2-0 per gli andalusi dell'andata, che richiede se non un'impresa comunque una partita perfetta da parte dei ragazzi di Gattuso. E l'andata è stata abbastanza insomma avvilente per i colori azzurri, perché un Granada che comunque in campionato sta attraversando una fase negativa, non vince da tantissimo, nell'anno solare 2021 ha vinto solo due partite, proprio quella col Napoli e una di Coppa con una squadra insomma inferiore, o comunque questo era il bottino al momento della sfida d'andata, e sicuramente ha vinto con merito, ma soprattutto con merito proprio, ma soprattutto con demerito della squadra partenopea, perché il Napoli il primo tempo di fatto non l'ha giocato e ha pagato 5 minuti di blackout totale difensivo, dove ha subito due reti del Granada, e poi nella ripresa ha provato a fare qualcosa di più, ma neanche tantissimo, ha costruito qualche palla gol, perché comunque il livello tecnico del Napoli, al netto comunque anche di tutte le assenze, soprattutto centrocampo e attacco, è comunque superiore. L'occasione migliore è capitata sulla testa di Rachmani dagli sviluppi di un calcio piazzato, però il Napoli non è mai andato realmente vicino al gol del 2-1, è uscito dal campo con una sconfitta per due reti comunque meritata, che adesso rende molto complicato il passaggio della qualificazione al Maradona. Il Napoli dovrà fare due reti per andare supplementari qualora vincesse 2-0, tre per passarne, ma soprattutto devi anche stare attento a non subire gol, perché basta subire un gol e poi ne devi fare quattro, quindi è una partita complicatissima. È una partita che poi ovviamente, come spesso accade in queste sfide, può essere indirizzata anche da eventuali episodi nei primi minuti, perché è chiaro che qualora il Napoli dovesse trovare in qualsiasi maniera un gol a inizio partita, poi la situazione cambia completamente, così come se dovesse invece trovare un gol in avvio il Granada, la partita sarebbe quasi, quasi chiusa, quindi è un Napoli che deve certamente attaccare, ma non deve in partenza scoprirsi in maniera scriteriata, perché appunto subire un gol sarebbe mortifero. Rientrerà probabilmente Koulibaly dal primo minuto a dare più solidità alla difesa, rientra Mertens tra i convocati, Gattuso ha detto che ha però non più di 20-25 minuti di autonomia, insomma, quindi lo vedremo probabilmente nel corso del secondo tempo. È un uomo fondamentale, soprattutto se è in condizione. E non rientra purtroppo Demme, insomma stiamo vedendo quanto l'assenza dell'italo-tedesco stia pesando nel centrocampo del Napoli,
E poi c'è anche il discorso relativo al fatto che ci si chiede a questo punto, visto che anche in campionato verso il quarto posto il cammino si è decisamente complicato, con il rendimento altalenante degli ultimi 2 mesi, se il Napoli poi riuscirebbe, qualora passasse il turno, a reggere il doppio impegno settimanale. Sicuramente però io credo che nel momento in cui la squadra va in campo per provare a vincere. Anche perché il momento è veramente negativo, anche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista psicologico, della squadra, e comunque ribaltare un risultato di questo tipo sarebbe senza dubbio una bella iniezione di fiducia, per la squadra azzurra, anche appunto in vista delle prossime sfide di campionato che saranno decisive, perché il Napoli davvero non può permettersi di perdere ulteriore terreno nella corsa a quel quarto posto che sarebbe davvero fondamentale, perché un altro anno senza Champions significherebbe molto probabilmente ridimensionamento. Raff, saluto te, saluto Ciro, saluto Fede e saluto nuovamente tutti i nostri amici di No Frontiere Calcio Show, sperando di vederci presto anche in studio. Forza Napoli e forza ragazzi, e speriamo davvero di ribaltare questo risultato col Granada stasera. Ce lo auguriamo tutti, grazie a Bruno Grazie Bruno. Marzionibus, grande Bruno, Grazie. come sempre, perfetto. Beh, Noi siamo Natavante, ritornati. Bruno, uno, quindi un numero uno. Vabbè, dai, andiamo avanti con la trasmissione, bellissimo, Volevo fare un quindi. complimento. È bellissimo complimento, davvero. No, vabbè, scherzi a parte, davvero. Commento azzeccatissimo, assolutamente. Bruno lo sa, è di casa qua. Va bene. Andiamo avanti con la trasmissione, ragazzi. Ridendo e scherzando, è volata una bella mezz'oretta all'incirca. Quindi di argomenti ne abbiamo ancora parecchi. E beh, un argomento ce l'ha fornito proprio Bruno. Ecco, insomma, con questo suo intervento, il recupero in difesa, in particolar modo di Kalidou Koulibaly, è un recupero decisamente molto importante. E mentre però in l'attacco è vero che recupera Mertens, però poi perde Osimhen e lo farà anche con il Benevento. Nel frattempo ci sono le formazioni, Raffaele. Ah, sentiamo, Sono le dai. formazioni ufficiali, Ciro? Ci sono? Sì, ci Sono sono. quelle, ma del Napoli, solo del Napoli o di tutte e due? No, di tutte e due. Di tutte e Allora, due le squadre. vai, la breaking news, vai, veloce. Allora, formazioni. Il Napoli quindi si schiera come appunto si presumeva, secondo indiscrezioni, con la difesa a 3. Quindi 3-4-1-2 per Gattuso. Poi bisogna capire se quell'uno diventa, diciamo, parte del centrocampo oppure se diventa parte dell'attacco. Potrebbe essere un 3-5-2, così come un 3-4-3. Quello poi bisogna vederlo in campo. Comunque, Meret ovviamente in porta. Difesa a 3 composta da Rachmani, Maximovic e Koulibaly. A centrocampo, da destra, Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas e Zielinski. E poi Politano Insigne in attacco. Quindi, diciamo, potrebbe anche essere un 3-5-2 oppure Zielinski potrebbe fare il trequartista e invece che l'esterno, con Elmas esterno e Politano Insigne a fare le due punte. Quindi bisognerà vedere ovviamente in campo come si schiererà la squadra, però ripeto la formazione, la Vai. scandisco: Meret in porta, Rachmani, Maximovic, Koulibaly in difesa, a destra Di Lorenzo, a sinistra Elmas nella linea 4 di centrocampo, Fabian e Bakayoko i due centrali e poi Zielinski trequartista alle spalle dell'unica coppia d'attacco disponibile, ovvero Politano e Insigne, perché Mertens ha solo una ventina di minuti nelle gambe, lo ha detto anche Gattuso. Leggiamo velocemente anche il Granada: Ok, poi le commentiamo. 4-2-3-1. 4-2-3-1 è il modulo che sembra molto spinto, offensivo sulla carta, poi bisogna vedere perché potrebbe essere anche un 4-5-1 in fase di non possesso, con Rui Silva in porta, Folquier, German Sanchez, Duarte e Neva in difesa, Montoro, Etechi e Matisse a centrocampo, con Gonalon addirittura trequartista e Kennedy alle spalle di Molina. Quindi ripeto anche la formazione del Granada: Giusto così. 4-2-3-1, Rui Silva in porta, Folquier, German Sanchez, Duarte e Nava in difesa. I due mediani sono Montoro ed Etechi,
E poi Macis, Gonalons, trequartista e Kennedy alle spalle dell'unica punta che è Molina, il sempreverde Molina. Quindi sembra una formazione, devo dire, non così difensiva da parte del Granada, che comunque ha un bel vantaggio. Due gol da Esattamente. difendere non sono pochi. No, 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 infatti, diciamo, è il Napoli che deve fare la parte del leone se vorrà, diciamo, fare un sol boccone appunto del Granada. Una prima analisi l'hai fatta già tu, Ciro, perché bisogna effettivamente capire se sarà poi invece un centrocampo più coperto, quindi con i due trequartisti che scalano a fare, diciamo, da maxi cerniera per gli spagnoli, per evitare che il Napoli, insomma, possa Ma io insomma credo avere. che Zielinski ed Elmas si scambieranno spesso la posizione, secondo me. Sì, infatti, io sono molto curioso di capire effettivamente il ruolo di Elmas, ecco, perché in un centrocampo a 4, effettivamente. Con lui esterno, lui mi pare, vabbè che è un centrocampista molto, molto duttile, e questo l'abbiamo capito. Però sono curioso di capire, ecco, come quarto di centrocampo, cosa gli verrà chiesto, cosa gli si chiede al giocatore ex Fenerbahce. Quindi sono molto curioso di capire anche il suo rendimento. Ecco, insomma, è forse ancora quel punto interrogativo che si para davanti a lui. Che cos'è Elmas? È un ottimo giocatore, un buon giocatore? Secondo me scarso non è, perché ne abbiamo visti di giocatori scarsi, onestamente. No. Quindi, però mi dà tanto quella sensazione di vorrei ma non posso. Ecco, lui a volte ha fatto anche il terzo, ma di un attacco a tre, quindi mi Beh, incuriosisce moltissimo. in nazionale lui gioca trequartista praticamente perché la Macedonia gioca con i due trequartisti e la punta che è Pandev, di solito o Nestorovski, però nei due trequartisti lui ci va sempre e ha fatto anche l'attaccante qualche volta, addirittura la seconda punta, se non addirittura la prima punta. Ma Elmas è un calciatore secondo me che non può essere ancora giudicato perché pensate che Elmas è più giovane anche di Osimhen. A noi ci sembra magari più vecchio, tra virgolette, perché sta con noi da più tempo, ma Elmas è un 99, Osimhen è un 98, quindi sono due giocatori, secondo me, di cui non possiamo esprimere ancora un giudizio completo. Devono crescere, devono maturare e lo devono fare, secondo me, in un contesto tattico a loro congeniale. Quindi non è Certo, facile in questo momento delicato del Napoli. no, per nulla. Quindi Elmas è un ottimo giocatore, giocatore però che secondo me deve giocare dalla tre quarti in su, quindi è un calciatore che non deve avere compiti difensivi, ma deve avere solo compiti offensivi, deve creare, deve inventare. È un fantasista, è un trequartista, chiamatelo come volete, una mezza punta, è un esterno d'attacco, ma non è un mediano, non è certamente un mediano e non è, secondo me, neanche una mezzala, perché non ha proprio le caratteristiche tipiche della mezzala. Quindi è giusto che, secondo me, venga impiegato in questo caso da esterno perché il Napoli vuol dire che vuole spingere molto a sinistra e lo Ecco, vuole fare proprio con Elmas, altrimenti certo. avrebbe giocato Mario Rui che comunque ha delle attitudini molto più difensive pur essendo un esterno di spinta. Però vediamo, io volevo anche leggerti giusto la panchina per una correttezza, giusto per avere un'informazione completa. Ovviamente ci sono tanti giovani. Quindi panchina composta da Contini, che è il secondo portiere, Ospina è ancora out, e poi Idasiak, che è il portiere anche lui della primavera. Poi abbiamo Gulam, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Lobotka, Labriola, Mertens, Cioffi ed Agostino. Quindi tanti, tanti giovani, ce ne sono addirittura sei, Molti giovani, molti, molti giovani, ce ne sono sei. E adesso anche su questo punto Gattuso ieri in conferenza ha detto: io non li mando allo sbaraglio. Non gli faccio fare brutte figure perché devono essere pronti. Però, sai, io per esempio credo che sul 2-0 a Granada Insigne 20 minuti fuori li poteva fare, magari facevi giocare un giovane, non lo so, io poi non sono l'allenatore, però vedendo che ah, poi beh, Insigne chiaro, non ha certo. giocato a Bergamo, anche stasera ci avrà comunque delle infiltrazioni, non sta al meglio della condizione, magari ecco, gestire un po' di più la rosa, anche se magari hai dei giovani che capiscono, gli vuoi far fare brutta figura, ma 10-15 minuti li possono fare, secondo me.
Ah, io penso, lo penso anch'io, condivido Ciro, no allo sbaraglio, sembra quasi una pubblicità questa, no, no allo sbaraglio, ma Lo sì slogan. alla valorizzazione, ecco, diciamo, dei... Beh, insomma, tornando un attimino al discorso di Elmas, in effetti, Vai, insomma, Fede. nel corso dei tempi il giocatore forse non è stato mai messo a suo agio, cioè mai che, insomma, nelle formazioni ufficiali è risultato giocare dal primo minuto, insomma, non ha bisogno di giocare, ecco, parliamoci chiaro, il ragazzo ha Sì, bisogno anche di bravo, sono sbagliare. d'accordo. E Io quindi infatti lo manderei in che prestito giocare anche l'anno con prossimo. continuità. Ecco, insomma, bisogno di giocare, come diceva Ciro, anche mandarlo in prestito, perché comunque è un buon ancora prospetto da esaminare e valutare. E come dicevamo tutti insieme prima, insomma, in questi periodi è vero non bruciare nessuno, però ragazzi, cari tifosi di No Frontiere Calcio Show, i giovani della primavera hanno sempre motivazioni superiori quando debuttano e quando iniziano a giocare con la prima squadra, quindi Anche la riescono promozione, magari certo. a dare quella qualcosina in più che riesce a farli isolare dalle difficoltà del momento. Quindi, come diceva appunto Ciro prima, insomma, non disdegnerei qualche ingresso di qualche giovane in primavera perché insomma, potrebbe dare un'iniezione, una carica in più. E quindi mi aspetto un po' più di Gattuso propositivo a livello di giocatore perché insomma è chiaramente sempre un po' frenato prima di farli giocare adducendo Esattamente. il fatto di non volerli bruciare. Esatto. Qua Fede e Ciro ci sarebbe anche un paragone abbastanza impietoso. Uno non vuole fare sempre colui che ama l'estero e quant'altro, però nel Manchester City gioca Foden e abbiamo visto che è bravissimo, anzi è fantastico, ci sono dei numeri che parlano chiaro in tal senso, e l'altro, poco più che 17enne, Musiala, che gioca nel Bayern Monaco. Ecco, quindi... Però ti do la notizia, domani diventa maggiorenne, Musa. Ecco, quindi Ah, diventa grande maggiorenne. festa! È Grande festa un'altra bomba assembramento, che abbiamo tutti a solo Monaco. noi! Tutti a Esatto. Monaco, assembramento, vai. Va bene, fantastico. Sì, perché mi ha incuriosito questo ragazzo, sono andato un po' a vedere, è nato il 26 febbraio 2003, quindi domani compirà 18 anni. Però Esatto. onore, Sei onore e merito al un ottimo Bayern. giornalista, Ciro. Però, Sei... insomma, tornando al calcio europeo, parlando ecco, del Bayern, comincio a diventare quasi tifoso di qualche squadra europea, oltre a quella del Napoli, perché vedo questo Bayern che, insomma, veramente ne inventa più di uno. È vero, c'è una buona primavera. Come mai riesce, No, ecco? vabbè, ma il calcio tedesco a livello giovanile vince 10-0 contro, penso, qualsiasi altro movimento calcistico. Diciamo che se la giocano solo Olanda e Belgio, però che non hanno un campionato così importante come quello Ecco, tedesco. certo. Però a livello giovanile io metto, Bisogna avere coraggio, questo è sì, ci proprio vuole coraggio, devi avere una struttura, una mentalità, un'organizzazione, devi avere proprio delle cose che il Bayern ha per tradizione da, penso, centinaia di anni. Cioè, insomma, non so quanti anni abbia il Bayern, ma come società, ma penso che sia proprio una questione di tradizione. In Italia questa cultura non esiste. Quindi sì, bisogna, noi consideriamo i 96-97 inesperti qui in Italia. C'è proprio una diversità di pensiero abbastanza preoccupante da questo punto di vista. E poi se quella partita il giovane la fa male, viene subito rimpiazzato. Beh, Insomma, qua c'è un'altra cultura per cui insomma c'è subito perché qui si è tempestato un schiavi tifo. del risultato. Purtroppo. Sono d'accordo con te. Ecco, per intenderci, ecco, qui, per esempio, nella nostra bella città, ecco, Insigne, insomma, viene criticato per molto, molto, anche per una prestazione. Oh, cioè, una prestazione insufficiente qualcuno la può pure fare, no? Qualche volta la può pure fare, Però no? insomma, E parlando, ha ragione Raffaele, però invece parlando no. A adesso volte mi è si venuto in mente danno una troppe cosa. carocce, ecco, per intenderci. Non ci Questa è una sono giovani prospetti, ecco, mo cosa. per necessità, dicevo, parlando della primavera, è vero Ciro, c'è soltanto questo ragazzo come centravanti, non abbiamo dei prospetti interessanti né come difensore laterale o no? La primavera Diciamo, purtroppo. siamo una primavera un po' bruciata rispetto alle promesse di ADL. Beh, questo è un discorso che meriterebbe una trasmissione a parte, perché è molto lungo. Sì, Però i giovani della primavera non sono in questo momento evidentemente pronti, anche perché la primavera è in Serie B, non è neanche, insomma, in Serie A. Quindi è molto difficile e non è neanche una, insomma, in una zona di classifica così alta. Quindi
Bisogna, secondo me, ristrutturare tutto a livello giovanile, bisogna fare un progetto chiaro, perché poi non è che è impossibile. Abbiamo visto che, per esempio, l'Atalanta ha iniziato questo suo percorso di crescita con i giovani. Li Ecco. mandò tutti in campo Gasperini, tra l'altro proprio contro il Napoli in una partita, vinsero 1-0 e da allora è nata l'Atalanta, con il coraggio. Capisco che lo puoi fare in certe piazze, in certe altre è più difficile, però bisogna quantomeno in maniera parallela portare avanti questo discorso. Però secondo me non c'è la volontà da parte della società e Certo, poi perché poi bisognerebbe anche dire ai tifosi: guardate, per 2 o 3 anni non si fa mercato, si punta sul settore giovanile. Io non so quanto insomma, questa cosa possa far piacere ai tifosi, perché poi ovviamente se devi investire i sui giovani tifosi devi poi non hanno spendere, pazienza, questo lo si sa no, bene. ma anche perché se devi investire sui giovani devi spendere tanto, perché i settori giovanili fatti bene costano, e quindi Sì, se devi fare una struttura, se devi fare degli assolutamente. impianti, devi togliere i soldi da qualche parte, e Sì. quindi Tra l'altro sarebbero questo disposti i Ibarra lo tifosi fece ad Sarri accettare questo? questa stagione fa, vero? Se non ricordo male. Cioè, in base agli obiettivi. Cioè, se mi chiedono di vincere qualche cosa, io magari il giovane non lo impiego. Se mi chiedono un sesto, settimo posto, allora magari il giovane lo rischio. Certo. Non è proprio esatto, in teoria. Cioè, io mi ricordo che lo disse pure Sarri, però forse magari mi sto sbagliando io. Però, secondo me, se il giovane è di talento, insomma, cioè, se devi ottenere un grande obiettivo, secondo me, ecco, se il giovane è bravo lo puoi rischiare sempre, che devi lottare per la retrocessione, che sei in metà classifica, vabbè, lì è ancora più facile, o devi appunto ottenere un traguardo o addirittura un titolo. Ecco, io vi ho detto Certo. poc'anzi Foden perché è anche il primo che mi è venuto in mente, e poi insomma Guardiola con i giovani ha una certa confidenza, ecco, diciamo, da questo punto di vista. O no? Assolutamente, assolutamente sì, sono d'accordo. E poi i giovani forti costano, perché ci sono anche dei giovani veramente forti, ma hanno già dei prezzi importanti. Vedo, vedi, Vero. oh, vedi Holland, vedi Sancho, che poi giocano tutti e due nel Borussia Dortmund. Insomma, non è facile, però bisogna, secondo me, piano piano cambiare mentalità, anche perché con questa crisi economica che ha colpito anche le società. Bisognerà inventarsi qualcosa, qualche idea, quindi non spendere più tanti soldi sul mercato. Detto questo, comunque, io penso che la Champions qualche bel giovane lo sta mostrando, quindi chi sta seguendo la Champions in queste ultime settimane se ne sta accorgendo, insomma. Anche Assolutamente, ieri, questa è ottima, questa è davvero. devo dire, la stessa Atalanta giocava con dei giocatori anche giovani molto interessanti. Vedi questo Maele che hanno preso dal Genk, che secondo me è un ottimo acquisto. Sembra un ottimo prospetto, sembra un ottimo prospetto. E aggiungo, se attualmente fra i migliori giovani in Italia c'è il portiere del Milan, vabbè, ma che ormai lo conosciamo, Donnarumma, Certo. e l'altro ce l'ha, neanche a farla apposta, un'altra milanese, ed è Barella, per la quale io davvero stravedo. È veramente un giocatore fantastico, completo, e se addirittura riesce a mettere qualche altro gol nel motore, ne vedremo delle belle. Però Va a finire veramente al Manchester o al Barcellona o al Madrid se mette può due ambire a gol. qualcosa di più, Insomma, una pedina un po' difficile da tenere. sicuramente, con tutto il bene per Milan, ovviamente per Donnarumma e Inter per Barella. Poi magari è un bello spunto, magari le successive puntate ci ritorneremo su questo argomento, perché vedo che interessa a tutti e tre in maniera particolare. Ciro, siccome tu tra poco appunto. Vi devo lasciare, io vi devo Ok. lasciare, quindi magari non lo so, do un consiglio sul fantacalcio e me ne vado? Che E dici? giochiamo subito questo, cioè, questo argomento, e visto insomma che appunto c'è una partita che incombe e tu devi Ci dobbiamo essere anche preparare perché ci dobbiamo vestire, perché dobbiamo mettere il vestito di no, sera. io devo lavorare Vorrei tanto veramente. andare allo stadio anch'io, ma mi sa che non ci fanno entrare. Sensazione. Va bene, scherzi a parte, quindi appunto c'è la partita che incombe e ci devi essere, ovviamente. Andiamo con qualche dritta del fantacalcio. Nel frattempo, infatti, Fede, tu, diciamo, nelle segrete stanze, giustamente avevi consigliato Castrovilli un po' di giornate fa. Grande E Fede, grande. ovviamente Si è attualizzato.
È una bella dritta. Ora non mi ricordo sull'ultima puntata quale altro consiglio abbiamo dato, ma tanto se è sbagliato non ve lo diciamo. Ma scherzi a parte, va bene. Ciro, prenditi tu la parola e salvaci. Ecco, vai con le dritte del fantacalcio per questa giornata. Innanzitutto tranquillizziamo i fantallenatori perché non si gioca più domani sera, è stata rinviata Torino-Sassuolo. Mettere sabato. Esatto. Che cosa più leggera. Abbiamo dato anche un'altra notizia, no? Rinviata Torino-Sassuolo per il focolaio Covid in casa Torino. Il Covid è una bella rottura di scatole per tante squadre e anche per il fantaccio, inevitabilmente. Sarà marzo-aprile, non saranno bei mesi, ragazzi. Ora vabbè, parliamo di calcio, ma secondo me... Insomma, vabbè, potrebbero non essere bei mesi. Detto questo... tiro peloso, dai, lasciamo perdere, sì, vai. Sì. Ma qualche consiglio, considerando le partite già, per esempio, che si giocano domani, io ho detto un po' di settimane fa di Nzola, che credo abbia recuperato, ma contro il Parma, secondo me, potrebbe essere l'occasione giusta per schierarlo in campo. Quindi c'è Spezia-Parma alle 15, io non so com'è la condizione fisica di Nzola, però se dovesse giocare potrebbe essere un ottimo colpo da mettere in attacco. Così come io punterei su Ronaldo, che c'ha comunque il piede caldo in campionato, è capocannoniere e gioca contro il Verona, quindi io proverei proverei, va messo sempre Ronaldo, però in particolare magari nella partita di domani, mentre per quanto riguarda gli altri ruoli, devo dire, guardando un po' le partite, io ho una possibilità, una possibilità a Nainggolan la vorrei dare, Crotone Cagliari, quindi secondo me è un giocatore che potrebbe trovare il gol. Pure cambio allenatore può essere importante. Assoluta, anche per Joao Pedro può essere importante, quindi occhio a questi spero, due giocatori. Spero. E poi ovviamente, vista la condizione dell'Inter, come si fa a non puntare su Lukaku, e Lautaro in Inter-Genova? Quindi sono due giocatori in questo momento da schierare sempre. E poi, se qualcuno dovesse avere dei dubbi, magari guardando il posticipo Roma-Milan, Dzeko, Borja Mayoral, io punterei su Dzeko, che forse potrebbe tornare al gol, potrebbe essere la partita in cui è stimolato, mentre dall'altra parte insomma, attenti alla difesa del Milan, che ultimamente non se la sta passando bene. No, appunto, la Lula crescente ne ha approfittato, diciamo, delle defaglianze della difesa milanista. Ciro, prima di lasciarci ricapitoliamo, allora quindi consigli Nzola? Sì, Nzola per quanto riguarda lo Spezia, ovviamente, contro il Parma. Poi Nainggolan per quanto riguarda Crotone Cagliari, così come Joao Pedro, ovviamente Cristiano Ronaldo, che giocherà contro il Verona in Verona Juventus, e ovviamente Lukaku Lautaro, la coppia dell'Inter, indispensabile. E ancora per quanto riguarda gli attaccanti, chi dovesse avere Dzeko e Borja Mayoral, io gli direi di puntare su Dzeko e di non puntare sui difensori del Milan. Ecco, quindi consigli ma anche gli sconsigliati, ecco, da questo, questo punto di vista. Poi bisogna capire se giocherà o meno Dzeko, quindi a quel punto con Mayoral titolare, però non facciamo i veggenti e non, soprattutto non siamo Fonseca. Vabbè, in alternativa uno dei due vi salvate, vi salvate se segnano, ovviamente, perché se no sarà per la prossima giornata, per la successiva giornata. Ciro, grazie di cuore come sempre. Allora, ciao, buon lavoro. Grazie. Alla prossima. A proposito della prossima puntata, poi vi aggiorneremo, ecco, insomma, sulla rimodulazione, ecco, di puntata, ecco. Potremmo passare a una volta ogni settimana. Stiamo progettando belle cose. Esattamente, stiamo progettando. Non ci avaliamo, però non capiamo niente. Bravo, esattamente, quindi vi aggiorniamo noi, insomma, sul rimescolamento di No Frontiere Calcio Show. Ciro, diamo un consiglio ultimo ai tifosi: girate a febbraio, a marzo, cioè dobbiamo il calendario. Passate tutti a marzo, mese di febbraio, finito. E con questa dritta se passi a marzo vinci anche un mese gratis, però questo non lo diciamo. Ti piace vincere facile, va bene. Col tanto di musichetta. Ciao Ciro, grazie. Ciao ragazzi, vi seguo, continuate ancora 10 minuti che vi seguo. Addirittura 5 dai, ce li facciamo pure passare. Va bene, ciao Ciro, grazie. Ciao. Buon proseguo.
Allora, Fede, allora Abbiamo sciovinato parecchi argomenti interessanti e volevo ritornare con puoi Raffaele. continuare 10 minuti, continuiamo altri 10 No, minuti. un Sì. argomento che può durare anche, insomma, molto, però anche 5/10 lo facciamo durare anche perché è, diciamo, l'ora fisiologica della trasmissione. Volevo Esattamente. parlare con Sbozzeremo gli te. ultimi argomenti e poi ovviamente È un saranno argomento, insomma, interessante che ci è stato dibattuto questa settimana, è il profilo degli allenatori. Insomma, alla fine non è che Gattuso è rimasto perché è rimasto, perché in realtà non c'era un'alternativa, diciamocelo, insomma, a chiare lettere, Ma perché le sai Fede, il strade. Dimmi punto, tutto. cioè, soprattutto dal punto di vista, credo, anche economico, cioè, nel senso che se tu vuoi andare ovviamente a prendere un Allegri, un Sarri, cioè gente titolata da questo punto di vista, ovviamente, o anche lo stesso Spalletti, giusto per fare dei nomi, beh, vogliono delle garanzie. Domanda, il Napoli in questo momento può dare delle garanzie a questi Certo. allenatori? No, insomma, No. adesso possiamo dare delle dritte per quanto riguarda, insomma, l'organigramma, perché Mazzarri è stato interpellato, però giustamente chiedeva un contratto di 1 anno e mezzo. Ecco, Allora, quindi non un contratto da traghettatore, per De intenderci. Laurentiis, essendo in un periodo decisionale, temendo di sbagliare, chiaramente si è ritirato indietro perché lui cercava un allenatore a conclusione della, diciamo, della stagione. Poi si è rivolto a Benitez, il quale ha detto che era disposto nel momento in cui nella prossima stagione Napoli avesse progettato, appunto, tra virgolette, una progettualità, cioè lui direttore tecnico con un allenatore emergente, insomma, avrebbe creato una bella simbiosi. E questa è la seconda. La terza ipotesi che è caldeggiata nelle ultime ore è quella del direttore sportivo Gianluca Petrachi, che ha ben operato in Ex quel di Torino, Torino, sì. portando Belotti, portando dei giovani emergenti alla Roma, portando lo stesso Fonseca. Insomma, si sta muovendo su questa linea. Chiediamo a Raffaele quale linea gli ti piace. Ma noi prima abbiamo caldeggiato la linea verde, non verdi, che è il Non ne signore delle parliamo perché cose. apriamo un capitolo. No, vabbè, no, sul capitolo battute giocatori Quello è tralasciamo giochino, è un perché. gioco che facevamo in spiaggia, prego. Sì, è un giochino che facciamo noi tanto per divertirci. Poi magari l'estate torna presto, insomma, ci divertiamo ancora di più. Però, tralasciando questo punto di vista, a me piacerebbe molto vedere un Napoli, ecco, ma parliamo del Napoli, però è chiaro che in generale una squadra che possa adottare una linea verde sarebbe intrigante da questo punto di vista e come abbiamo detto prima, insomma, cioè, ci vuole coraggio da questo punto di vista. Se riesce ad abbinare questo più a calciatori di spessore Ecco, barra chiaramente. giocatori vincenti che hanno quindi vinto in carriera e possono trascinare una squadra, Ecco. sarebbe il top. Ovviamente dipende dal budget e da È tutta una chiaro. serie di fattori non semplici da tenere in considerazione. Ecco, io ovviamente, insomma, sposerei questo connubio di giovani più, come si suol dire, top player, però questo è il mio pensiero. Poi c'è un'altra voce, non so se, insomma, Raffaele, tu cosa la pensi? C'è una voce Un che. Eh? sacco di voci, Io, voci. insomma, l'ho colta prima di, con la rete, prima di arrivare qua, c'era un pescivendolo che mi ha passato tutte queste Vedi cose. le importanti le foto. C'è praticamente anche la voce Sarri. A te piace come idea oppure, insomma, è, diciamo, è già una cosa fritta a suo tempo? Ma seguendo sempre le voci, che poi possono essere anche voci anche più robuste, a me come idea di base sì, piace, assolutamente sì. Non so la fattibilità della cosa, ecco, insomma, poi personalmente alcune parole sue non mi sono piaciute, ma questo è un altro discorso e che secondo me poi possiamo riaffrontare meglio. Di base sì. Poi, ovviamente, non credo che il Napoli sia sola l'unica squadra a volere appunto l'ex tecnico azzurro e anche l'ex tecnico di Chelsea e Juventus, perché si era vociferata anche del possibile suo approdo alla Fiorentina. Però forse ora questo mercato degli allenatori non ha ancora visto il suo Vabbè, meglio. insomma, era solo per un periodo del Napoli, le altre squadre non si allenatori Certo, non no, ma batte. le voci si rincorrono, diciamo, sono altro che voci di solo corridoio, come si suol dire.
Va bene, Fede, io credo che più o meno abbiamo snocciolato parecchi argomenti. Sì, abbiamo detto con grande successo. No, siamo contenti che le nostre trasmissioni vanno spesso a cavallo con le partite, quindi possiamo dare delle dritte interessanti, possiamo essere caldi sugli argomenti, e perché no, insomma, come dicevo un termine, qualcuno siamo fortissimi, cioè cerchiamo di dare sempre snocciolare argomenti, argomenti sotto ogni profilo, e quindi ognuno dice la sua, è un confronto costruttivo anche per i tifosi, per ragionare su tutto ciò che torna attorno al pianeta, gioco di parole, pianeta Napoli. Esattamente, esattamente. Fede, ti chiedo un'ultimissima battuta invece sulla Serie A, visto che poi allora, le coppe europee non hanno sorriso moltissimo alle squadre italiane, compreso qualche torto arbitrale, poi insomma speriamo la partita con l'Atlanta. Facciamo più battute sulla Serie A che sulle coppe europee, ecco, che è successo? No, si è spostato una cosa dello studio, però è recuperato. A posto, ok, perfetto. Siamo in diretta, è tutto live. Tutto live. Allora, una battuta velocissima sulle coppe europee, caro Fede. Allora, si è giocata la Champions League, settimana prossima toccherà alla Juve, mentre oggi ovviamente c'è l'Europa League. Dammi delle tue sensazioni, soprattutto per le italiane, perché se vogliamo commentare tutta la Champions League e tutta l'Europa League, secondo me dovremmo prenderci un'altra oretta. Ecco, sensazioni sulle italiane, che mi dici? Allora, per quanto riguarda l'Atalanta, insomma, chiaramente affrontava un osso duro, però per come ha giocato la partita con un uomo in meno, c'è qualche rammarico, però insomma già sulla carta era difficile di suo, e quindi diventa un'impresa insomma alquanto difficile. Poi le altre squadre, menzionami tu tutte le altre squadre, così posso dare Lazio, Bayern, Monaco, vabbè, ma questo avevamo già detto settimana scorsa che sì, insomma, della Lazio è abbastanza proibitivo. Sulla carta è risultato alquanto difficile, però insomma la Lazio già è andato avanti al di là delle sue forze nella Champions, e quindi insomma che è andato alquanto insomma bene per quanto riguarda la Serie. Ma volevo anche dare un giudizio sulla Juve. Allora, sulla Juve posso dire che insomma l'obiettivo è sempre stato, ogni inizio di Coppa a Campioni, di arrivare nei primissimi posti, però chiaramente quest'anno è un anno sperimentale, dove chiaramente insomma le aspettative non possono che essere, diciamo, portare a delle certezze, quindi più che altro si tende ad andare avanti insomma, più che possibile, ecco, ma è difficile insomma di trovarsi nelle semifinali, finale insomma diventa complicato. Sì, è chiaro, è difficile, però tu pensi comunque possa passare con il Porto, ecco, insomma, il risultato dell'andata non è stato bello, però... È stato bello, è, diciamo, ribaltabile tranquillamente, perché la Juventus è una versione Napoli un po' più, diciamo, sciolta, nel senso che a volte ha dei capricci, però a volte gioca di testardaggine, quindi è incisiva, quindi la partita col Porto, insomma... E si può riequilibrare benissimo, e per le successive, che poi diventa sempre un po' un attimino difficile, lì, chiaro, il livello scalza e la cosa si fa sicuramente più intrigante, chiaro, perché insomma nella Champions noi abbiamo un grande Paris Saint Germain in spolvero, parlando delle altre squadre insomma, che è sempre più mirato a giocarsi dalla grande, anche perché viene dai precedenti Coppa Campione non molto lusinghieri, quindi si sta cercando di portare sulla retta via. Esattamente, poi magari ci torniamo. Sicuramente la sensazione è che Paris Saint-Germain, Manchester City e Bayern Monaco sembrano avere qualcosa in più da questo punto di vista, però poi vedremo nelle successive gare che cosa accadrà. L'Europa League, vabbè, sul Napoli ci siamo ampiamente soffermati, ci vuole un'impresa. La Roma invece ha il Braga, ma viene dal 2-0 fatto in trasferta contro questa formazione, e poi il Milan invece ha fatto 2-2 con la Stella Rossa. Vabbè, la Roma deve gestire, il Milan può tranquillamente, cioè non tranquillamente, può passare, no Fede? Che dici? Cioè vedo insomma chiaramente il Milan che tutte le potenzialità per passare, altrettanto la Roma, e il problema in queste partite è di non farsi fare gol, ecco, nelle partite
che sono di ritorno delle squadre, è sempre importante non subire gol, perché quello sì, insomma, bisogna comunque prestare molto non avere dei cali mostruosi, ecco, da questo punto di vista. Mm-hmm. Sì, possono compromettere, cioè se proprio vissuta, diciamo così, in maniera semplice. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Però insomma, io parlando delle altre squadre, abbiamo parlato del Napoli, giusto, perché noi siamo tifosi del Napoli e quindi è la nostra squadra, però vogliamo anche esaminare il campionato, come è andato in generale, come sta andando. Forse è una squadra super criticata, ma che in realtà sta facendo il suo più che altro. Io la vedo la Roma con Fonseca, cioè l'ambiente non è tranquillo e viene sempre insomma messo in discussione l'allenamento, anche l'ambiente romano e anche fumantino, ecco. Però sì, insomma decisamente. La squadra c'è e se lasciata lavorare in pace ci sta, insomma, è soltanto può dire la sua, ecco. Di tanto non può parliamoci chiaro, la squadra è buona, però ragazzi, insomma, cercare di voler vincere a tutti i costi non mi sembra il caso, perché comunque ci sono squadre più forti. Sì, assolutamente sì. Quindi, ecco, l'hai toccato tu, diciamo, l'argomento riguardante la Serie A. È ancora presto, ma credi che l'Inter possa essere la favorita, o vista anche una serie di combinazioni e partite da recuperare, una nel caso della Juve contro il Napoli, tu pensi che possano essere comunque quelle tre, Juve, Milan ed Inter, pretendenti al titolo? Con l'Inter, alla fine sono queste, l'unica cosa che vede un attimino se il Milan subisce un contraccolpo, nel senso che se riesce a non perdere dei punti, a rimanere aggrappato, perché poi c'è il rischio che la Juve la agganci. Quindi l'unica cosa, esatto, perché l'Inter la vedo ormai, insomma, dopo un periodo altalenante, anche l'ambiente interista pieno di critiche, insomma, non si sa neanche se Conte poi rimane l'anno prossimo, o le problematiche di Suning che ritiene l'Inter un'azienda non indispensabile, insomma, ci sono varie problematiche. Praticamente l'Inter ha trovato la quadra, i giocatori giocano una bellezza, quindi insomma la vedo un po' difficile che non riesce a mantenere il primo posto. Tutto dipende anche dal Milan, ecco, dal Milan, certo, che deve rimanere aggrappato, e anche perché insomma tutti quanti inizio campionato a bocce ferme eravamo sorpresi di questo rendimento così, insomma, magnifico del Milan. Nessuno ci aspettava, insomma, questi grandi risultati, e poi anzi molti, insomma, pronosticavano una discesa repentina, invece comunque ha mantenuto il posizionamento. Adesso sta tutto a, insomma, rimanere ancorata lì e a non subire un contraccolpo della squadra. Certo. Poi il calendario, ovviamente, per quanto riguarda queste squadre, può fare sicuramente la differenza nel bene, oppure ovviamente chiaramente anche nel male. Però insomma, vediamo le partite. Completando la Serie A, parliamo per chiudere giusto delle squadre, ecco, in primissimi sorsi. Parliamo della Lazio, volevo un tuo giudizio. Raffaele, visto un campionato esclusivo l'anno scorso, questo campionato, insomma, molti l'hanno visto molto zoppicante, la squadra per molti non ha reso quanto poteva. Ecco, secondo il tuo punto di vista, insomma, come vedi la squadra di Inzaghi? Guarda, allora, ovviamente seguendo ancora questo filotto, insomma, sul commentare ovviamente le squadre di Serie A, io ti dico la verità, sì, è chiaro, qualche difficoltà la Lazio l'ha palesata. Vabbè, con il Bayern Monaco ci sta che si possa perdere, devo esserti sincero, mi aspettavo di peggio, pensavo che le coppe, in particolare ovviamente la Champions League, potesse danneggiare di più i biancocelesti, e possono fare di più, ma mi aspettavo sicuramente di peggio da questo punto di vista. E poi, tornando appunto sulla Roma, ma anche sul Milan, ecco, entrambe le compagini poi si scontreranno nella prossima giornata, quindi può essere un'occasione di rilancio per entrambe le formazioni, quindi attenzione a questa prossima giornata di campionato, che in ogni caso non si chiuderà non si chiuderà completamente, visto che appunto c'è il rinvio di Torino-Sassuolo, come abbiamo detto prima, a causa del Covid. Sulla Lazio io devo essere sincero, mi aspettavo qualche difficoltà in più. Sta andando bene, è chiaro che sicuramente può fare anche di più. Sarà una bella lotta serrata per le competizioni europee. Questa, secondo me,
Questo è il mio punto di vista nel merito, sì, caro Fede. Va bene, perfetto. Signori, tra poco c'è l'Europa League, c'è Napoli-Granada e quindi e niente, insomma, noi ce l'andiamo a vedere. Fede, l'appuntamento finisce qui e io ti saluto. Ti saluto altrettanto e salutiamo gli amici di No Frontiere Calcio Show, li rimandiamo settimana prossima anche gli aggiornamenti che la redazione sportiva man mano vi darà nel corso delle seguite la pagina e avrete notizie. Esattamente, quindi vi informiamo se diciamo l'appuntamento cambierà e passerà ad una volta ogni due settimane, insomma restate aggiornati tramite la nostra pagina Facebook nella fattispecie e ovviamente tramite i nostri social. Io ringrazio te Fede, ovviamente ringrazio Ciro che è stato con noi fino a qualche minuto fa, ringrazio Bruno Marchionibus per l'intervento e per il suo punto di vista ovviamente sul match di questa sera e non solo, perché ha toccato anche altri interessanti argomenti e noi ci aggiorniamo per appunto i prossimi appuntamenti di No Frontiere Calcio Show sempre qui su Radio No Frontiere. Questo appuntamento finisce qui e ovviamente grazie ovviamente anche agli amici ascoltatori che sono stati con noi fino a questo momento. La puntata sarà disponibile anche a breve sul nostro canale YouTube. Ciao Fede, grazie di cuore. Ciao Raffa e un salutone ai amici di No Frontiere Calcio Show. Un saluto a tutti, buon proseguo e sempre e comunque Forza Napoli, ciao! Abbiamo trasmesso No Frontiere Calcio Show a cura della redazione sportiva di Radio No Frontiere.